Allora, sono qua col disegno di un merlino su una camma. Comunque la camma è giusta, al di là dell'alzata che è stata sbagliata. Però fondamentalmente i tempi della camma sono giusti. Poi comunque c'è questo problema qui, però essendo un cedente a punta mi va bene, ok? Non questo così arco, così stretto non mi crea problemi, però l'idea è questa qua, cioè nel senso che quota mi serve a fare questo 25 primo, e poi se faccio questo, qui mi va, dunque questo qua doveva essere avvicinato qui, lui allora ha scoperto questo, allora a questo punto non avvicinato, questi qua me li poteva fare costruttivi. Ok, facendo costruttivi a questo punto io posso tranquillamente portarlo qui. E questo 25 non mi serve a niente costruttivo e poi vado a portarlo qui. Ok, in modo che sia tutto nero. Se non fa, perché poi c'è lì il problema della quota, era meglio farlo partire da qui fino qui, se no io comunque posso, vediamo se mi dovrebbe fare, dovrebbe fare. Ah, perché c'è questo. Cancello perché questo, allora potevo cancellare questo qui. Questo qui posso cancellarlo. Riduco. Vediamo se riesco questo cancello. E questo qui. Ah, questo era collegato a lì, però se vado questo lo vado ad avvicinare, si sistema. E dunque lo faccio andare costruttivo. Cioè, nel senso. In modo che sia, perché sennò faccio fatica anch'io a capire, cioè, quante quote ci sono, cioè, le quote non, questo qui non serviva assolutamente a nulla. Se no, comunque ci metto anch'io, al di là del problema di questo che può andando, spostandosi di qua inavvertitamente, non, mi crea questo problema sulla camma che viene tagliata così. E poi l'altra cosa è che io faccio fatica anche a capire il concetto, non riesco, devo ragionare su che quote ha messo. Vabbè, ci vediamo alla prossima.